Informarsi sulla salute è uno dei primissimi motivi per cui le persone vanno su internet per cercare appunto informazioni e questo fatto comporta una serie di conseguenze. Se ne è parlato qui ad Asti in occasione del congresso nazionale dell'ANIRCEF incentrato sulle cefalee nei contesti sociali. Noi ne parliamo col professor Fabio Frediani, a capo della neurologia dell'ospedale San Carlo di Milano. Allora, professore, innanzitutto qual è il tipo di influenza dei media sui pazienti con cefalea? È un'influenza sicuramente importante perché il paziente che soffre di cefalea, di mal di testa, è un paziente un po' particolare. Primo, sono tanti e questo vuol dire che sono tanti a cercare delle soluzioni. E sono pazienti che spesso hanno un iter nella ricerca di queste soluzioni estremamente complesso e laborioso, per cui si rivolgono a qualunque fonte possa dargli delle informazioni o degli aiuti. Per cui i pazienti vanno facilmente su internet, ascoltano le trasmissioni televisive, cercano sui giornali, comprano apposta dei giornali quando vengono a sapere che ci sono dei servizi particolari di approfondimento o comunque che trattano il problema. C'è un media che prevale sull'altro? Cioè internet è più importante della carta stampata o il contrario, oppure la televisione? Qual è che gioca un ruolo più importante in questo momento? Ma su questo non ci sono dei dati ufficiali, ma sicuramente internet negli ultimi tempi sta facendo la parte principale. I pazienti oggi riescono a trovare su internet parecchi siti dedicati a questo, fra l'altro anche il sito della nostra società scientifica dell'ANIRCEF ha una pagina tutta dedicata ai pazienti e i dati di frequenza sono molto elevati, per cui televisione e carta stampata sicuramente reggono e funzionano ancora, ma internet è probabilmente in questo momento quello più consultato, anche perché rispetto ai giornali ha qualcosa in più, ad esempio i forum dove, e poi lo sentiremo durante, l'abbiamo già avuto modo di approfondire, ma lo sentiremo anche domani, il paziente crede molto nella solidarietà che si riesce a costruire nei forum, quindi la condivisione e l'aiuto reciproco che sostituisce un po' i vecchi gruppi di autoaiuto che si creavano nelle piccole comunità o nelle associazioni dei pazienti una volta. Ecco, quali sono gli aspetti positivi di questo fenomeno che oramai è, diciamo così, incontrovertibile? Ma sicuramente aspetti positivi ce ne sono diversi. Innanzitutto quello che ho appena detto, il fatto di condividere, di uscire un po' da una solitudine. Il paziente emicranico è un paziente che, questo lo sappiamo dagli studi epidemiologici e dagli studi di tipo comportamentale, è un paziente che patisce tantissimo il suo dolore, lo patisce da solo, in silenzio, si isola perché la malattia ti comporta questo. E quindi questa è già una soluzione. L'altro aspetto sicuramente è che una maggior messa di dati, di informazioni, fa sì che i pazienti siano più preparati e questo alla fine, se noi lo usiamo bene, è un aiuto anche nell'aspetto terapeutico. Ecco, ci sono però dei rischi in questo fenomeno? Beh, i rischi sicuramente sono tanti, ma secondo me sono dei rischi che non derivano molto dai pazienti, ma derivano da come vengono gestiti i mezzi di informazione. I rischi tipici della stampa sono quelli di fare titoli eclatanti, perché sappiamo ovviamente il giornale ha bisogno di vendere e quindi deve fare un titolo ad effetto. Molte volte questi titoli ad effetto hanno delle ricadute sui pazienti che sono molto pesanti, ad esempio arrivano da noi ai centri chiedendo delle terapie che sono soltanto sperimentali o che potrebbero essere un domani magari utili. Poi ci sono i rischi di allarmismi, esempio non bevete nelle bottiglie di plastica perché la bottiglia di plastica può far aumentare il mal di testa, calma, può essere vero in condizioni particolari. Ci sono i rischi di sovraffollamento di alcuni centri, perché se il giornale ti dà come riferimento 2 o 3 centri, succede che questi centri non riescono più a svolgere la loro funzione perché magari sono centri di eccellenza e sono dedicati a certe fasi della malattia o comunque alla ricerca. Quindi diciamo questi sono soltanto alcuni, ma ce ne sono anche altri. Sicuramente è importante che si lavori insieme pazienti, medici, operatori e i media per dare un'informazione al più corretta possibile.